presidente Pino Bono. Buonasera presidente, ben trovato. Buonasera, ben trovati a voi. Presidente, oggi questo derby deciso da Angotti, come dire, era meglio avercelo a favore ad Attilio, che oggi è segnato su calcio di rigore. Sicuramente, sicuramente, però oggi diciamo che la Paolana non ha fatto niente per vincere. Il pallino del gioco è stato sempre in mano allo Scalea. Un'unica incursione, purtroppo si è involato Angotti e il portiere poi l'ha in uscita, l'ha toccata, quindi è calcio di rigore netto. Quindi diciamo è stato il classico derby in equilibrio, oppure da parte vostra c'è qualche rimpianto su alcune situazioni che potevano essere sfruttate meglio? Sì, certamente, lo Scalea poteva andare in vantaggio sullo 0-0, poteva andare in vantaggio perché da 2 metri ci siamo, praticamente abbiamo mangiato un gol importantissimo. Poi dopo abbiamo reagito sull'1-0, abbiamo fatto un palo, però ormai la Paolana si era chiusa dietro, quindi era difficile trovare pure varchi. È stata una partita, un derby un po' anomalo, nel senso che ci aspettavamo forse una Paolana un po' diversa, che giocasse un po' di più, invece è stato lo Scalea a giocare tutta la partita. Ha fatto la partita, quindi, però poi l'abbiamo persa purtroppo. Presidente, lo Scalea in questo momento apre diciamo la zona play out, è pur vero però che del gruppo di fondo è l'unica che non ha giocato tutte le partite, perché dai 17 punti del Cotronei Caccuri, anche l'Agri ne deve recuperare una, diciamo Stilo Monasterace 16, poi appunto lo Scalea 15, ma con una partita in meno. Sì, dobbiamo recuperare il 29 col Gallico Catone. Esatto. Immagino che abbia inciso la rivoluzione a cui lo Scalea è stato assoggettato quest'anno, perché sono cambiati tanti giocatori rispetto allo scorso anno. Ancora lo Scalea sta facendo mercato, quindi le chiedo: avreste preferito, anche se non è stata colpa di nessuno causa Covid, che le vacanze fossero pienamente sfruttabili per l'amalgama, cioè anziché fare questo recupero poter come dire, cementare o migliorare quelle che sono le dinamiche del gruppo? Sì, anche se noi ci alleneremo tutti i giorni, escluso Natale, 24 anche mattina ci alleniamo, 24 pomeriggio e 25 ci fermiamo, poi ci ritorniamo il 26, quindi perché c'è questo recupero? Certamente sarebbe stato meglio insomma averla solo per gli allenamenti, però insomma ci sono state delle, come dire, delle situazioni che non ci hanno permesso di farla prima la partita, c'è la finale di Coppa, quindi speravamo di farlo il 23, però poi c'è la finale di Coppa e quindi accettiamo il verdetto della Lega, insomma. L'ultimissima, il nuovo anno si aprirà con 2 trasferte consecutive, una è quella contro il Rocella, un'altra contro la Morrone. Sarà uno Scalea con altri volti nuovi oppure il mercato è finito? No, qualche altra cosa arriverà. Se bloccate per altre situazioni non nostre, purtroppo un altro arrivo, quindi cercheremo di prendere un altro giocatore. Va bene presidente, adesso stiamo bene, abbiamo 2 attaccanti esterni a volontà, insomma adesso stiamo veramente bene, ci vogliono i risultati, giochiamo alla grande, credimi amico, facciamo delle grandi partite. Oggi ad esempio abbiamo giocato benissimo, abbiamo avuto sempre il pallino noi, è spirata questa palla, si è involato il volpone Angotti e l'ha trasformata diciamo in gol. E vabbè, come dire, tante volte avete esultato grazie ad Attilio, oggi appunto trovandoselo contro. No, ma ci siamo salutati chiaramente. No, ma non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, anche perché conoscendo anche soprattutto la signorilità della persona con cui sto parlando, su questo non avevo il minimo dubbio. Io l'ho detto, ma hai fatto un'altra piccola cosa, quando ci mi fai un Natale non tanto bello, però dai, pazienza. Vabbè, comunque ovviamente speriamo, al netto del calcio invece, che le feste possano essere bellissime. Stiamo imparando che ci sono cose più serie. Tutta la Calabria, perché è un momento un po' particolare. Ne dobbiamo uscire, speriamo che il Santo Natale ci porti delle nuove. Speriamo bene presidente, speriamo che a gennaio potremo parlare solo di calcio senza altre problematiche. Intanto grazie per essere stato con noi. Lo speriamo tutti, grazie mille. Buon Natale a tutti. Grazie.